grazie. Grazie, sarò veloce anche perché grazie, sono grazie. Probabilmente l'unico grazie. Milanese che è qua per non fare il bagno. No, qua ci sono i milanesi giustamente in costume da bagno, però io mi prenoto per un bagno a Cecina per venire a festeggiare che dopo 50 anni si manda a casa la sinistra. Facciamo un bagno che dura due giorni. No, scherzi a parte, Susanna parlava dei temi concreti che riguardano i commercianti, i cittadini, gli studenti, i lavoratori toscani. Qua si paga a Livorno una tassa rifiuti fra le più care d'Italia e non si capisce perché una Cecina debba pagare di più rispetto a Milano, a Treviso o a Bologna. Ci sono dei treni che vanno a gasolio in un caso su due. Attraversare la Toscana da Massa a Grosseto ci si mette 5 ore, si fa prima arrivare a Roma che non arrivare in alcune città della Toscana. Io sono contento perché abbiamo vinto, grazie alla testardaggine della Lega, una battaglia per lasciare in mano dei toscani le spiagge dei toscani che qualcuno voleva regalare al primo. E poi non la faccio lunga, anche perché stamattina abbiamo cominciato a Sarzana con una marea di gente, prima eravamo a Rosignano con una marea di gente, adesso qua, poi a Piombino, a parlare di problemi concreti, di vita reale. Venendo qua un giornalista mi chiamava chiedendomi un commento sulle proposte del ministro della scuola. Noi non abbiamo un ministro della scuola, noi abbiamo una persona che ha dei problemi. Questa è. Io vorrei comprarle, lo pago io, un banco con le rotelle per farle fare il giro sul lungomare a Cecina. Qua non si sa, io ho due figli, non si sa fra meno di un mese i nostri figli a che ora vanno in classe, a che ora escono, per quante ore, il sabato, la domenica, vanno a scuola al cinema, vanno a scuola al ristorante, vanno a scuola al circo, vanno a scuola in spiaggia. E questa mascherine, plexiglass, banchi con le rotelle, un paese che non si preoccupa dei suoi bimbi, dei suoi ragazzi, dei suoi studenti, è un paese morto. Un paese che chiude le discoteche e non chiude i porti. Anche in bagno va con la mascherina, è in chiesa con la mascherina, in farmacia con la mascherina, al bar con la mascherina. Io ho visto gente che fa il bagno con la mascherina e, cioè, per carità, io stamattina ero in ospedale a Sarzana a ringraziare i medici, infermieri, volontari, ma sapete, le televisioni ci stanno raccontando emergenza, attenzione, tutti chiusi, tutti distanti. Non ce n'è uno in ospedale a Sarzana ricoverato in terapia intensiva. A me sta venendo il dubbio che a qualcuno il virus faccia guadagnare un sacco di denaro, perché altrimenti non si spiega questo terrorismo quotidiano sui giornali, sulle televisioni. Per carità di Dio, bisogna stare attenti, però non puoi mandare la polizia in spiaggia a Cecina a misurare gli ombrelloni e le sdraio e intanto far sbarcare migliaia di baroni che non a farsi da fare loro. Non ha senso, non ha senso. Quindi scuola, e poi oggi è il 20 agosto, per molti italiani, per 5 milioni di lavoratori italiani, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti, oggi è giorno di pagamento delle tasse. Ma bisogna essere dei matti per chiudere per legge i negozi e poi pretendere che il 20 agosto 5 milioni di lavoratori italiani paghino le tasse. E dirò di più, siccome si è già sentito che per avere i soldi richiesti dall'Europa questi hanno promesso che torneranno alla legge Fornero, vi do la mia parola d'onore che se proveranno a tornare alla legge Fornero faremo le barricate dentro e fuori dal Parlamento contro i lavoratori. Quindi ragazzi, non la faccio lunga, vi auguro buona vita, buona fortuna,
In Toscana avete una possibilità, il treno del cambiamento passa il 20 settembre, poi non ripassa il 22 settembre, quindi io chiedo ai livornesi, chiedo ai toscani, per la prima volta dopo 50 anni di dare la possibilità a questa terra di cambiare. E un desiderio e una promessa vi faccio: se Susanna sarà il governatore per la regione toscana, non lavoreranno i raccomandati o gli amici degli amici con la tessera giusta in casa, lavoreranno quelli che merita di lavorare. Quindi voi fra un mese avete la possibilità di cambiare democraticamente col voto, io invece fra 44 giorni farò una roba nuova, per me una roba strana, una roba che mai nella vita avrei pensato di fare. Io fra 44 giorni, che sarà un sabato mattina, io di solito il sabato mattina lo passo con i miei due figli sulle giostrine al parco a Milano, quel sabato mattina 3 ottobre non sarò con i miei figli ma sarò in tribunale a Catania per rispondere del reato di sequestro di persona, rischio fino a 15 anni di carcere. Però io vi dico che sono assolutamente tranquillo, perché se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o non valgono nulla le sue idee o non vale nulla lui, io in quel tribunale ci andrò schiena dritta, testa alta, perché ho difeso l'Italia. Non ci fermeranno mai. Viva Cecina, viva la Toscana, viva la Lega. Grazie di cuore a tutti e forza mia! Qualcuno vuole fare una foto? Ma si fanno l'inchiesta! Aspettate un attimo, adesso arriva un barcone e sbatte Renzi e la fate con noi!